meno 12 a Natale, ci tengo a dirlo, a ricordarvelo. In ogni caso, vi siete organizzati? Che tempo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Buongiorno Paolo. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto partiamo con buone notizie, nel senso che il peggio è passato. Insomma, settimana scorsa ne abbiamo visti di tutti i colori, 3 metri di neve in montagna, purtroppo anche grandi disagi, ad esempio, nelle pianure emiliane con l'esondazione del Panaro. Insomma, è stata una settimana tosta. Però adesso insomma si fa avanti una zona di alta pressione significa bel tempo, quindi guardate, già oggi torna finalmente un po' di sole al centro nord, c'è il problema della nebbia in pianura padana, ma quella purtroppo non ce la toglie nessuno, siamo in pianura padana, è il luogo più umido d'Europa praticamente, quindi un po' di nebbiolina in pianura padana, ma per il resto il centro nord rivede il sole. Al sud oggi ancora qualche acquazzone, ma da domani anche al sud il tempo si rimette al bello e davvero per diversi giorni non passeranno grandi perturbazioni, quindi sole che torna protagonista in Italia, avremo sì una settimana comunque sembra un po' grigia al nord per la nebbia, per qualche nuvola di passaggio, quindi il nord avrà un po' meno sole, però appunto non grandi precipitazioni. E vi dirò di più, anche il freddo giusto, nel senso che non avremo giornate particolarmente gelide. Poi probabilmente proprio intorno a Natale potrebbe arrivare aria un po' più fredda, però non credo che sarà un bianco Natale, sarà magari un Natale freddino, ecco, però la possibilità della nevicata Natale la vedo un po' remota, ecco. Paolo, hai parlato di miglioramenti, quantifichiamoli però, di che temperature parliamo? Allora, guarda, al centro-sud nei prossimi giorni si arriverà a superare i 10 gradi con tranquillità, cioè anzi nelle regioni meridionali facile che arriveremo a sfiorare, forse superare anche i 15 gradi, in Sicilia in particolare punta anche di 17-18. In nord, un po' per le nebbie, un po' perché comunque c'è aria un po' più freddina, rimarrà non oltre i 10 gradi. Però ecco, non avremo temperature particolarmente basse, anche di notte sì, intorno allo zero, però non saranno valori eccezionali, come dire. Quindi, se come temperature, se come fenomeni meteorologici, davvero per un po' tiriamo il fiato, dai. E poi appunto c'è il periodo di Natale che potrebbe essere un po' più freddo, ma però attualmente non sembra che possano arrivare precipitazioni importanti, ecco, solo un po' più freddino. Ma insomma, per il Natale è ancora prestino, bisogna sciogliere la prognosi, è difficile, come dire, ecco. Paolo Corazzon, sei pronto? No, io non canto, io ho famiglia, io devo arrivare a fine. Io non ti ho chiesto nulla, no, non ti ho chiesto nulla. Fare? Cosa non ti ho chiesto nulla, ma paura di te, ma cosa avete fatto? Allora, innanzitutto una considerazione. Considerato appunto il Natale che ci apprestiamo a vivere, in definitiva, mai come quest'anno le previsioni hanno un valore relativo, non te ne dolere, caro Corazzon, nel senso che saremo in casa. Hai ragione. Il valore relativo. E quindi caro Corazzon, a maggior ragione, la tua canzone di Natale, perché Barbara non lo sa, Luigi non so, Paolo è uno straordinario crooner, come Michael Bublé di Trevi Meteo, ed ha un repertorio sul Natale straordinario. Quindi la novella, il novello Ella Fitzgerald, in occasione di questo Natale 2020, fai la tua scelta, Corazzon, vai. Allora, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Corazzon, ragazzi, è il numero uno. Però, cioè, non, complimenti. Non è, bravo. Ti anche lei. Complimenti. Barbara, cosa? Fai la tua scelta. Metti il gettone. Che sei? La canzone? Vorrei Mariah Carey, quella. No, è troppo alta. No, alta. Santa Claus is coming into town, dai. Dai. Non è la questione di alto o basso, davvero. Cioè, già la gente non entra, che niente che tempo fa. Mi fate questo. Lo so, non te lo volevo dire, però sai, staremo lì a casa con la copertina. E quindi, grandissimo Corazzon. Guarda, Santa Claus is coming into town è facile. Santa Claus is coming to town. L'avrei fatta un po' più bassa. Santa Claus is coming to town. Beh, brividoni, se avessi un cappello me lo toglierei, Corazzon, sei il numero uno.
Grazie, buona giornata. Ciao, ciao Paolo. Paolo. Ciao, ciao Paolo, ci ciao. Risentiamo, quindi non gli faccio tutta la solita pantomima. Se non ci sentiamo più, buon Natale, buona fine, buon principio. Ma hai voglia. No, infatti, il meteo ci interessa. È vero che quest'anno è particolare, non ci si sposta, però è importante saperlo. Oh, voi sapete che su RTL.it trovate i top moments delle trasmissioni. Santa Claus is coming. È uno di quelli, hai ragione, Luigi. Town!